Non sto filmando un piffero questa settimana perché non c'è una sola cosa che stia andando per il verso giusto. Io sono super a terra, demotivata, non mi sento bene per niente. Infatti, sono anche molto sorpresa di aver fatto un look così creativo sugli occhi, anche se con la luce che c'è forse non si vedrà granché, ma comunque. Tra le tante sventure è successo che è stato bloccato il mio sito e non me ne sono accorta finché non me l'avete detto voi, perché non ho ricevuto nessuna notifica al riguardo e quando sono andata a capire meglio insomma che cosa fosse successo è venuto fuori che da quando avevo pubblicato la recensione di Un Posto Tranquillo, che infatti c'ero pure rimasta male che quasi nessuno l'avesse guardato, il sito è praticamente sparito, è stato oscurato, però io che ci lavoravo e scrivevo gli articoli, eccetera, non avevo questa percezione. A me si vedeva e funzionava come sempre, ma tutto il resto del mondo no. E appunto non me ne sarei mai resa conto se non me lo aveste fatto notare voi. Quindi è stata una bruttissima sorpresa che non sono riuscita a risolvere, diciamo, completamente, però in un modo o nell'altro ho recuperato insomma il mio blog. Quando l'ho scoperto è stato terribile perché avevo già programmato degli articoli, delle cose da fare, quindi mi sono vista scemare tutto il mio lavoro ed è stata una sensazione terribile, mi sono sentita molto molto impotente in quel momento. In compenso però sono arrivate delle cose carine che magari vi faccio vedere con calma domani, perché in realtà io adesso sono un po' in ritardo sulla mia tabella di marcia, ho un sacco di cose arretrate da fare, da portare a termine. Ho anche appena fatto il tè e non voglio che si freddi. Alcuni diranno che sono vanitosa, ma non potevo non farvi vedere il trucco di oggi, che è stato un esperimento. Adesso vanno tantissimo questi eyeliner grafici, io ho usato soltanto degli ombretti per essere la mia prima volta. Sono molto soddisfatta, chiaramente è una cosa molto soft, ho usato dei colori pastello, quindi si vede o non si vede, però secondo me è molto carino l'effetto finale. Il mio posto nel mondo, l'ho già letto, divorato, amato tantissimo. È la storia di una ragazza timida che è dipendente dal cibo e per questo viene spesso presa in giro dai suoi compagni di classe, dalle sue amiche, ma anche dagli adulti. A un certo punto i genitori la convincono, diciamo, a perdere qualche chilo, ma questo la porta a rifiutare totalmente il cibo e anche questo è un problema, non è affatto la soluzione ai problemi della ragazza, che non si sente accettata per quella che è, non riesce a trovare appunto il suo posto nel mondo. È una storia che ho trovato molto commovente perché tutti possiamo rivederci nella protagonista per un modo, per un motivo o per un altro. È una storia che parla di amicizia, di accettazione, del periodo un po' difficile della scuola in cui ancora non si ha ben a fuoco la propria personalità, ci si chiede spesso magari che problema ho, perché non piaccio agli altri, perché non ho amici, eccetera, eccetera. Quindi è un titolo che io mi sento di consigliarvi caldamente, è diventato uno dei miei nuovi fumetti preferiti. Sono arrivata alla fine veramente un po' con i lacrimoni perché appunto ho rivisto la me piccolina del passato e avrei tanto voluto abbracciare anche la protagonista e dirle che non è lei il problema, che è bella come
e che andrà tutto bene, troverà anche lei la sua strada. A proposito comunque di fumetti, ma non solo, qualche tempo fa mi è arrivata una box da parte di Acciobooks, una piattaforma di book sharing in cui è possibile quindi scambiarsi libri e fumetti, ma anche venderli. Siccome hanno lanciato il nuovo sito, che ha delle funzionalità in più rispetto al passato, hanno pensato di mandarmi appunto questa carinissima box con all'interno una borsa di tela con una frase emblema di Acciobooks. C'erano due segnalibri, un quadernino e il kit per iniziare ad utilizzare Acciobooks. Quindi ci sono delle buste che possono essere anche riutilizzate, ci sono delle etichette e dei piccoli pensierini che molto spesso la gente inserisce nei propri pacchetti, tipo biglietti di ringraziamento, una bustina di tè o una caramella, un segnalibro, insomma, delle piccole carinerie. Io vi lascio qua sotto in descrizione il link ad Acciobooks. Come funziona? È molto semplice, vi iscrivete, inserite i libri e fumetti che intendete dar via, potete inserirli per lo scambio, la vendita o per entrambi, e a questo punto o aspettate che qualcuno vi contatti oppure potete mettervi voi alla ricerca di un titolo che magari volete scambiare o acquistare. C'è una chat in cui vi potete mettere direttamente d'accordo con la persona con cui volete fare lo scambio e poi semplicemente spedite tramite piego di libri. La grande novità che c'è adesso è Acciobooks Pro. Pagando un tot mensilmente o all'anno si ha accesso a una serie di funzionalità, diciamo, esclusive, come la possibilità di iniziare un numero indefinito, infinito di trattative contemporaneamente, avere l'assistenza in 24 ore, l'approvazione di nuove schede libro in 24 ore, la possibilità di mandare foto nella chat, eccetera, eccetera. Il primo mese di prova è gratuito, quindi vi consiglio di provare, visto che c'è questa possibilità, e poi se vi trovate bene e avete intenzione di continuare sul piano che scegliete, mensile o annuale, potete avere il 10% di sconto con il codice CB10, che vi lascio sempre qua sotto in descrizione. Vi avevo fatto vedere nello scorso video l'organizzazione, un po' la mia folle impresa del catalogare libri e fumetti. Facendo questa operazione mi sono accorta che molti titoli non mi servono, non ho così tanto piacere di tenerli, quindi li ho inseriti tutti su Acciobooks, sia per scambiarli che per venderli, quindi se siete magari interessati potete darci una sbirciatina. Tra l'altro è possibile utilizzare il sito non solo appunto per scambiare, ma anche un po' come altre piattaforme tipo Goodreads per tener traccia della propria lettura. È possibile dare un voto, inserire il libro come letto, non letto, in lettura, eccetera eccetera. È una cosa molto carina, soprattutto è un progetto completamente italiano, quindi mi faceva piacere segnalarvelo. In passato comunque vi ho già parlato di Acciobooks, quindi probabilmente molti di voi lo conosceranno già. Hey, good morning, and I wanted to call you before you had to go to work, but I love you so much and I can't wait to see you tomorrow. Okay, I'll talk to you later. First time I met you, didn't have a clue what you mean to me. Friend from the start, always had my heart, but now we loved you differently. You came in at the right time, baby, you have changed my life. Everything I do, I want you here. And people come and people go, but it don't matter, cause I know as long as I oggi devo fare un po' di commissioni, devo passare alle poste, fare la spesa, passare al negozio di animali per il signorino che, mamma mia, Taki, stai qua, si è attivato. Volevo fare anche un salto in un paio di negozi perché sono alla ricerca di una camicia semplice bianca che mi manca. L'unica che ho non ha il colletto, è molto scavata, è di un materiale molto leggero e Taki
mi ha tirato dei fili nella parte dietro. Chiaramente non è così tanto visibile, continuo a utilizzarla, però mi piaceva l'idea di avere anche una camicia, diciamo, più classica da tutti i giorni. Farò una cosa molto semplice, non ho tanta voglia di truccarmi o mettermi chissà che cosa. Parto dalla crema che utilizzo, questa è la Cica Per Derma Green Solution, che è una crema verde per contrastare i rossori e anche SPF 30. Mi piace un sacco questa crema perché una volta spalmata sul viso prende il colore, diciamo, della pelle, non rimane verde e va a correggere, comunque a uniformare piuttosto bene. Tra l'altro mi è venuto in mente che un'altra cosa che vorrei cercare oggi è un tonico, visto che ho terminato tutti i miei tonici e nonostante io sappia non essere uno step così essenziale, mi piacerebbe trovare un tonico magari con una piccola percentuale di acido, di esfoliante per la pelle. Sugli occhi vado a stendere Flower Power, giusto un pochettino su tutta la palpebra, giusto per dare un po' di luminosità. C'è una luce pessima in questi giorni perché piove sempre. E quindi non so quanto si possa vedere, comunque non ne ho messo tantissimo, giusto per dare un tocco di luce. Piego le ciglia e vado a mettere prima il primer di Lancôme, il Seal Booster, che a me piace da impazzire perché ha un effetto boom immediato, e poi una passata di intenso di espresso. Riempio pochissimo le sopracciglia, giusto dove ho un paio di buchi, che in questo momento non intravedo nemmeno. Tipo un pochettino qua, questa parte un po' finale, e utilizzo la Brow Divine Jupiter di Naura, che purtroppo mi si è rotta, però ancora ho del prodotto e personalmente mi ci trovo molto bene. Ultima cosa che vado a mettere è un po' di illuminante, perché nonostante io non abbia messo correttori, fondotinta, eccetera, all'illuminante non so rinunciare, e in particolare nell'ultimo periodo sono tornata in fissa col Soft and Gentle di MAC, che è leggermente rosato, veramente molto grazioso. Mi ero portata dietro da mettere anche in realtà il blush di Nabla, quasi quasi ne metto un pochettino prima di mettere l'illuminante, ma sì, sono totalmente in fissa e dipendente da questo blush. È un po' rosa, un po' pescato, ha delle perlescenze leggermente dorate, molto luminoso, bello. A volte rischio di metterne un po' troppo, però bello. Ecco qua, molto molto naturale ma luminoso, e non ho corretto le imperfezioni o altro, tanto dovrò portare la mascherina tutto il giorno, quindi comunque non si vedrà niente. Poi non sempre sento la necessità di mettermi il fondotinta, cioè non mi va, non lo metto. Tornata dai miei giri, sono stanchissima, tant'è che ho tolto le lenti, messo gli occhiali, mi sono anche cambiata perché ho fatto una bella sudata per portare su tutti i sacchi, fra la spesa, il gatto, le poste. Vabbè, tra l'altro fare la spesa c'era un casino di gente, infatti mi sono maledetta subito per essere andata lì, ma dovevo prendere delle cose che purtroppo trovo sempre solo lì, quindi vabbè. I negozi in cui volevo andare io erano chiaramente tutti chiusi, quindi non ho potuto vedere per la camicia o peraltro, però c'è da dire che ho preso tre prodotti che erano tutti e tre in offerta al supermercato per la skincare. Innanzitutto i cerottini per i punti neri di Nivea, che fra tutti quelli che io ho provato, secondo me sono i migliori. A me piacciono molto anche quelli di Balea, ma li trovo leggermente meno efficaci rispetto a questi. Scontati venivano poco più di 2 euro, 2,20 euro forse. Sono 6 cerottini, 4 per il naso e 2 per frontemento. Visto che ho quasi terminato il mio olio struccante, l'ho ricomprato anche perché era scontato al 40%. È sempre di Nivea, è l'olio struccante detergente viso e occhi. Questo sarebbe per pelli normali con olio di cocco vitalizzante. Io in passato ho provato quello per pelli secche e sensibili e quello per pelli miste, e fra i due non ho notato nessuna differenza sulla pelle. Tutti e due mi struccano completamente alla perfezione, cambia il profumo, quindi mi sono decisa a prendere questo perché ho detto tanto fra quei due non è cambiato nulla sulla mia pelle, non cambierà sicuramente nemmeno questo. Per il prezzo che ha, io l'ho pagato 2,99 euro perché era appunto in sconto, mi trovo molto bene.
Struca perfettamente, appanna leggermente gli occhi, a me, non sempre devo dire, però a volte capita, è una cosa un po' fastidiosa che non mi fa impazzire, però appunto secondo me il rapporto qualità-prezzo è molto buono per quelle che sono le mie esigenze, almeno strucca, toglie tutto, mi ci trovo veramente bene. Ero poi alla ricerca di un tonico, come vi dicevo, esfoliante che non ho trovato, però comunque ho comprato un tonico di questo brand di cui non ho provato mai nulla, che è Florena Fermented Skincare. Ne ho sentito parlare da diversi profili che seguo su Instagram, quindi mi sono detta ok, proviamo. Anche questo era scontato del 30%, l'ho pagato quasi 7 euro, ed è un tonico viso naturale con gelsomino e olio di Angelica. Devo dire che sono rimasta molto delusa dal profumo, perché non sa di gelsomino, sembra quasi di agrume, però è molto delicato come profumo e comunque molto piacevole. Ha il 99,59% di ingredienti di origine naturale. Per la serie poi il mio gatto mangia meglio di me, ho preso queste crocchette della Natural Trainer, che sono con anatra ed estratto di ananas. Hanno all'interno polpa di barbabietola e cicoria ed estratto di mirtillo rosso. Thank you.